No, no. No. Ha avuto più gioie o dolori nella vita? Equilibri. Equilibri. E ha più vinto o più perso? Credo di aver vinto molto. Lei ha detto, quando imbocco le curve che mi riportano verso casa, nel Biellese, in quelle valli, rivedo la mia vita e sto male. Adesso ha una nostalgia verso la sua vita familiare? Sì, non è facile. Mi fa pensare a mio padre. Quindi, scusa. No, 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 no. Ogni volta che torno per trovare mia madre, quello che resta di mia madre, che mia madre purtroppo vede e mi sorride, penso che non sono riuscito a parlare più con mio padre, perché quando succede era all'estero. E io poi l'ho vestito nella fase finale, ho fatto tutto io. Però mi è mancato il parlarci, lo stare insieme. Ecco, e allora se avesse l'opportunità adesso di parlarci anche per 2 minuti, che cosa gli direbbe a suo padre? No, gli direi che nonostante il nostro rapporto sia stato faticoso, difficile, lui col suo modo di essere, anche nei silenzi, mi ha regalato molto, nel senso che la sua onestà. Era lui che mi diceva che non bisogna mai abdicare alla dignità. Ecco, quelle parole che mi hanno fatto crescere, che sono convinto che sono state importanti, anche se sono cresciuto con mia madre, però mio padre, pur da lontano, l'ha guidata. Ecco, per quello che la fatica di salire quelle strade, quelle curve, mi riavvolge il nastro di una vita che nel rapporto con mio padre forse avrebbe dovuto essere diverso, ma che comunque lui non l'ha mai saputo, era importante. Magari lo sa. Grazie. 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 Grazie.